Buon pomeriggio! Allora, questo video di make-up, tra virgolette, a inizio settembre una mia collega a stage mi aveva detto che lei aveva comprato, aveva fatto un mega ordine sul sito online della Kiko, e siccome io sono una pazza dei trucchi e abito a Udine, e c'è un negozio Kiko nel centro commerciale qui, solo che abito a 45 minuti da Udine città, cioè abito in un paesino, quindi non posso andare ogni volta che mi finisce qualcosa, tornare a comprare. Allora, siccome sono anche una maniaca di comprare online, sono andata sul sito e ho trovato tante belle cose. Con abili sotterfugi ho convinto mia sorella a fare un ordine accumulativo con me, quindi spese dimezzate, che alla fine non ci sono neanche state perché siamo arrivate ai 50 euro. Ho comprato un bel po' di roba e siccome prima di comprarle io sono andata su YouTube a cercare le recensioni sui prodotti che volevo comprare della Kiko, volevo appunto spiegare un po' cosa ho trovato nei prodotti che mi sono trovata bene, eccetera. Spero di non annoiarvi, è il primo video in cui recensisco qualcosa, quindi spero di essere abbastanza precisa. Mi sono aperta anche tutte le descrizioni sul computer, non si sa mai. I prodotti ce li ho tutti qua e li ho divisi in due parti. Allora, quattro sono due smalti, una matita labbra e il temperino. Li ho comprati al negozio quest'estate. E invece uno, due, tre, quattro, otto, e non sono neanche tutti perché quelli di mia sorella se li ha portati via lei, le chiederò come si è trovata. Sono dall'altra parte e inizio con gli ultimi acquisti. Inizierò subito con quella con cui mi sono trovata meno bene, che è la cipria. Non ho più tutte le scatoline. Questa è la Compact Powder, mia formula. È questa. E io l'avevo presa rosa pesca, perché pensavo fosse il colore più chiaro. Allora, non so se è dalla lucetta che mi sta cercando lo vedete, ma io sono di casa bene abbastanza chiara e sono più olivastra che pallido pallido. E io in genere preferisco una cipria che mi faccia abbastanza impallidire. Sono contro l'abbronzatura, preferisco essere pallida, infatti quest'estate ero l'unica che se ne andava in giro con la faccia bianca e si nascondeva dal sole peggio della peste. E allora ho visto che la cipria della Kiko poteva essere una potenziale sostituzione, quindi l'ho presa. Appena arrivato al colore, ecco, è questa. Io ho preso il 100, che è qua c'è scritto rosa pesca. Pensavo fosse la più chiara, perché c'era anche un bel chiaro, però ok, ho capito che voglio il pallidume da morto, si suol dire, però il bel chiaro mi sembrava un po' morto putrefatto. So che non è un bel paragone, però. E mi è arrivata questa. Ok, perfetto. Spero di non stare riflettendo la luce. Copro lo specchietto. Questa, spero che si veda con l'applicatore. Tutto bene. La mettiamo. Non si vede molto perché sembra chiara. L'ho messa in faccia e questo è stato l'effetto. Non so se si vede dalla spugnetta, ma è un effetto. Non arancio, però per una carnagione pallida, non tanto pallida, però pallida media, diciamo, come la mia, è già troppo scuro. Cioè, io metto una base di correttore e correttore sulle imperfezioni, crema colorata sulle occhiaie e poi per comportare tutto cipria. Sì, lo so che la pelle non dovrei vedere così tante cose perché la pelle non respira, ma vabbè, mi cadrà la pelle fra qualche anno. Già mi hanno detto che rimarrò calva fra qualche anno da tutte le tinte, però. Insomma, in generale, con questi miei strati di cose, non mi sentivo appesantita in viso. Invece con questa cipria, oddio, per carità, poi può capitare che alcune ragazze magari sia andata anche bene, cioè si trovino benissimo, cioè io do la mia personale opinione. Magari io ho la pelle abbastanza secca, non tendente a imperfezioni, però diciamo che la cipria, questo tipo di cipria le evidenzia molto, anche se sono coperte, comunque come mi pare di aver sentito dire in un video di Clio, sempre di Miss Strawberry Fields, le
anche se si coprono le imperfezioni col correttore, non è che sparisce il gonfiore. Oddio, avrò una carnagione abbastanza arancione anche adesso. Quindi sì, ho messo questa cipria e avevo il collo di un colore e la faccia di un'altra, che è cosa che io odio. Allora il giorno dopo ho provato a mixarla con la cipria che io ho detto, ma sono dello stesso colore. Allora, io uso la cipria della Pure Powder, della Maybelline York. Sì, quelle marche da qua, con la spugnetta Kiko. Allora ho visto, cioè già io sono abbastanza cieca, ho detto ma vado da mia madre e le faccio, guarda queste due ciprie. E lei mi fa, in effetti quella che hai comprato tu, l'ultima, è scura. Però io non pensavo fosse così tanto più scura. Adesso vediamo se riesco. Viste così sembrerebbero uguali. Ma in realtà no. Quindi aspetto di tornare nel negozio Kiko del centro commerciale, perché non, sinceramente non ho voglia di spendere altri 9 euro per una cipria che non userò. Non posso neanche rifilarla a mia sorella perché lei ha una carnagione molto più scura della mia. E quindi sì, vedrò se questo famigerato beige chiaro è veramente color morto, morto da tanto tempo, o se... se è un pallidone normale, perché sinceramente vorrei cambiare cipria. A parte che nel sito della Elf avevo visto delle belle ciprie, però ovviamente quelle che servono a me sono tutte coming soon. Bene, allora la cipria la archiviamo. Ovviamente nella descrizione dice texture leggera, resistente alla traspirazione e lacrimazione, formula minerale, micronizzata. Io un po' di pesantezza, indipendentemente da quanti strati di trucco avessi su, ce l'avevo, perché di solito con una cipria, con la mia cipria solita, non sentivo tutta questa pesantezza in viso. Va bene, passiamo a il rossetto che ho su, non so se si vede, è quello della Kiko che ho preso, e anche il nero qui è quello della Kiko. Invece l'ombretto rosso è, l'ho preso su eBay ed è dall'Inghilterra, perché non trovo ombretti rossi.